Voi vi siete coordinati con uno che parla per tutti o ognuno dice una domanda? Ma no, possiamo proprio che... Ok, non c'è problema. Allora, c'è qualcuno collegato già? Stiamo aspettando che si collegano i giornalisti in conferenza stampa. Quanti ne abbiamo collegati? Non mi serve, ancora pochi, ancora due. Vogliamo aspettare un attimo? Sì. Allora, le cooperative, sì, le cooperative, le associazioni delle cooperative sono messe d'accordo per una voce. Vogliamo fare la stessa cosa con sindacati e diciamo le categorie? Una voce, una voce, una voce? Oppure preferite intervenire tutti? Perché siamo parecchi. No, nessun problema. Facciamo uno. Cooperazione, sindacati, categorie. No, ma possiamo anche come sindacati ricondurre una voce unica tra federazioni e confederazioni. Perfetto. Per la conferenza stampa è perfetta. Sì, sì. Allora, inizierei con l'intervento di Franco Averuzzo a nome... diciamo dell'alleanza delle cooperative italiane delle Marche. Perfetto. Dell'alleanza delle Marche. Prima di tutto un ringraziamento per essere arrivati a questo obiettivo che è stato complesso e lungo. Detto questo, con questo protocollo noi in realtà Graziano, non vorrei che tu chiamassi il numero, stacca il microfono quando parli al telefono. Chi è? Chi ce l'hai? No, perché sei anche in conferenza stampa, quindi... Sei in diretta e si sente tutto. Spegni il microfono, c'era la potente Confindustria al telefono. Ecco, va bene, va bene. Però spegnilo, se no ti sentiamo, capiamo come fai gli accordi con la controparte. Vai. Presidente, l'inquadratura che sta un po'... Sì, è spostata. Sì, Presidente, ti vediamo solo l'orologio. Aspetta che sistemiamo. Allora, intanto andiamo avanti così non perdiamo tempo. Dicevo appunto che con questo protocollo in realtà concludiamo un percorso con la firma, ma si apre secondo me la parte fondamentale, che è data dal fatto che con questo protocollo si delineano le modalità con le quali si andrà alla riprogettazione dei servizi attraverso la coprogettazione tra enti locali, ATS e cooperazione sociale. Credo che sia un passaggio fondamentale in un momento in cui i servizi hanno ricevuto un grave smacco da questa crisi, dato che molti sono stati chiusi e vanno riprogrammati da capo. Di conseguenza qui mettiamo un punto fermo sulle modalità con le quali avviare questa riprogettazione. Poi, come sempre, c'è una tutela del lavoro, che è una delle basi sulle quali noi cooperatori ci poniamo sempre, in questo caso insieme ai sindacati. E terzo, c'è un elemento secondo noi fondamentale, che è quello del riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale nella ripartenza dei servizi. Questo non è secondario perché la qualità e la possibilità che hanno i servizi di rilanciarsi dopo questa crisi è legata anche alla capacità che avranno gli enti locali, in particolare i comuni e gli ambiti sociali, nel riconoscere il ruolo strategico della cooperazione sociale. Noi non siamo soltanto dei gestori dei servizi, ma siamo un pezzo importante del welfare e noi dobbiamo trovare insieme agli enti locali modalità con le quali riconoscere questo nostro ruolo anche economicamente per permettere di continuare a garantire la qualità dei servizi ora e in futuro. Per cui riteniamo questo un protocollo fondamentale. Sta adesso alle parti trovare le modalità migliori per renderlo operativo e questa è una responsabilità che riguarda tutti e in primis da ora in poi anche gli enti locali e gli ambiti sociali. Molto bene. Passare la parola al portavoce della parte sindacale. Chi? Tauro. Sì, io mi associo alla valutazione che ha fatto Franco Averuzzo. Come organizzazioni sindacali, da qualche settimana ci eravamo concentrati proprio per offrire un contributo a questo tipo di percorso che prova a tenere assieme più livelli, quello di una necessaria rivisitazione degli assetti dei servizi nei nostri vostri territori, con una collaborazione che diventa indispensabile tra le istituzioni in gioco, ed è stato importante il modo con cui anche insieme alla Regione abbiamo cercato comunque di approfondire queste tematiche con il sistema delle autonomie locali.
c'era una cornice offerta dal decreto legge nazionale che aveva bisogno e tuttora ha bisogno di essere declinata al meglio anche su scala territoriale. C'è l'aspetto che nella riprogettazione dei servizi ovviamente ci deve essere una tutela da cui non possiamo prescindere, che è quella in capo a lavoratrici e lavoratori. È una sfida impegnativa quella che abbiamo di fronte, perché il lavoro per larga parte è ancora tutto da sviluppare. Questo protocollo delinea dei percorsi che, richiamando alla responsabilità a cui faceva riferimento anche il Presidente Alleruzzo, ci vede costantemente impegnati e come federazioni e come confederazioni, riprendendo un impegno che abbiamo sancito anche con l'ANCI qualche settimana fa nel protocollo specifico con l'ANCI stesso, di favorire nei territori gli approfondimenti che servono per rendere questo percorso il più possibile costruttivo, perché i livelli di responsabilità vanno esercitati. Noi per nostra parte, con il contributo delle nostre federazioni, cercheremo di tradurre al meglio quello che il protocollo mette come percorso virtuoso da considerare, per cui servizi da rimodulare, ovviamente un'attenzione particolare al modo con cui si modulano per renderli efficienti nella messa a disposizione della cittadinanza, tutela del lavoro collegata alla rimodulazione dei servizi. Sotto questo profilo è inutile sottolineare da parte nostra, perché ci trova convintamente associati alla sottolineatura fatta da Presidente Alleruzzo, è chiaro che tutto il mondo della cooperazione è tenuto a riordinare alcune proprie attività, però il ruolo nevralgico che riveste va sostenuto in maniera convinta, perché solo così poi la cooperazione è nel grado di onorare anche gli impegni che ha verso le proprie lavoratrici e i propri lavoratori. Grazie. Io chiederei a Maurizio, Mangialardi di dare il suo contributo. L'ANCI e il sistema degli enti locali è giustamente, anche se non firmatario del documento, protagonista del percorso che l'accordo prevede. Vai Maurizio. No, grazie Presidente, sì, saluto tutti, mi spiace di non essere presente, ma ho avuto un problema in autostrada, sono dovuto tornare in ufficio, ma ci tenevo e ringrazio il Presidente per l'invito, perché ci siamo confrontati sia con le cooperative sia con il sindacato, perché sono assolutamente convinto della bontà di questo documento e quindi non sono nelle condizioni come ANCI di sottoscrivere, perché sapete, e ci siamo su questo anche confrontati tanto rispetto alla possibilità di modificarlo, e vi ringrazio anche per la disponibilità che avete messo in campo, ma c'è un dibattito nazionale rispetto all'articolo 48. Il Presidente De Caro su questo tema ha abbandonato il tavolo di confronto con il governo, perché l'ANCI rivendicava la necessità di strutturare il percorso esattamente come la Regione Marche lo ha incardinato, ma chiedevamo un segno di copertura analogamente, adesso lo dico in maniera irriverente, analoga alla TOSA per la cosa, cioè prendiamo un provvedimento che ha un'incidenza determinante per la gestione dei servizi nel nostro territorio e il governo non metteva un euro per coprirlo, e quindi noi ringraziamo invece la Regione per averlo fatto. Sapete che nelle ATS e come singoli comuni ci muoveremo per garantire la reinterpretazione dei servizi nei nostri territori, però non vi nascondo la difficoltà che si è determinata, perché non sono riuscito a tenere dentro anime diverse e anche evitare rischi per gli amministratori che si potevano trovare nella condizione di pagare vuoto per pieno con una norma per molti dirigenti dei nostri comuni non era chiara e che ci avrebbe esposto. Quindi l'impegno però è quello di continuare a lavorare al fianco e trovare una sintesi sul piano territoriale, anche se ecco, abbiamo apprezzato molto di più il lavoro che
che ha fatto la nostra regione, che ci ha messo nelle condizioni anche di avviare dentro questo percorso e ottenendo un risultato, penso, importante. Quindi, Presidente, grazie. Grazie Maurizio. C'è qualcun altro del sindacato che interviene? No? Faccio un intervento conclusivo. Voglio ricordare innanzitutto il valore dell'accordo, pensando ai soggetti che sono il centro della nostra azione in rapporto a questo accordo. Parliamo di anziani, parliamo di disabili, parliamo di persone con problemi rispetto alla salute psichica, parliamo dell'infanzia. Ed è un'idea dentro questa attenzione che il rilancio del sistema dopo una crisi così grande non si fa solo con l'economia in termini di aiuto alle imprese, dicendo, ma anche accompagnando e sostenendo quel mondo di servizi che si occupa delle fragilità della nostra regione. È una visione, è un modo di declinare il rilancio, lo sviluppo. Queste due cose devono andare avanti insieme. Il secondo aspetto molto importante è che in una fase particolare di cambiamento bisogna avere anche la giusta flessibilità, quindi essere in grado di riprogettare, di ricalibrare i servizi che tengano conto di un contesto mutato, e su questo ci deve essere la disponibilità, la collaborazione di tutti per poter appunto tenere insieme la qualità del servizio, la sicurezza delle persone, la sicurezza di chi lavora all'interno di un'attività, e quindi essere in grado con una certa flessibilità di, in forme nuove, continuare a garantire quell'assistenza, quella vicinanza del sistema di nuovo ai soggetti più fragili. C'è un tema non banale, che è la retribuzione e la vicinanza nei confronti dei lavoratori. Perché cosa significa garantire un sistema? Certo, garantire che ci sia servizio, che il servizio sia nuovo, che le imprese che lavorano in questo settore continuino ad esserci disponibili per offrirlo, ma anche la tutela salariale di chi ci lavora, perché è un fatto non banale, un punto molto qualificante l'accordo, il punto 7, che mira la salvaguardia fino al 100% della retribuzione di chi lavora dentro questi servizi. Quindi è veramente uno sguardo ampio che parla di un bene per noi primario, essenziale, dove come Regione, come ASUR, che sono i due soggetti che intervengono dentro questa dinamica, mettiamo il massimo di disponibilità, perché ci sentiamo protagonisti del percorso più in generale, chiamiamolo, del rilancio del sistema, ma in particolare su questo, con quella logica di condivisione, di coprogettazione fra tutti gli attori sociali e datoriali, insomma, dentro questo sistema, che hanno grande responsabilità, devo dire anche grande sensibilità nel concordare questo percorso. La comunicazione, diciamo, arriva un po' tardi, ma per fortuna l'accordo è arrivato presto, e questo ci ha permesso di lavorare sui tavoli proprio per poter declinare al meglio i percorsi. Quindi è veramente con grande soddisfazione che sottoscrivo questo documento, penso valga per tutti, perché come dicevo ha alcuni aspetti di estrema concretezza dentro i temi trattati, ma anche un valore straordinario nel modo di leggere le cose, di visione rispetto alla nostra regione. Insomma, è il segno che nella ripartenza stiamo veramente attenti a tutto. Questo è un messaggio molto importante, e spero che anche appunto nel racconto che faremo dell'impegno di oggi, di quello che avverrà, di quello che si sarà in grado di mettere in campo, ci sia questa attenzione, perché insomma, nell'emergenza non ci si dimentichi di quelli che hanno più bisogno anche nell'ordinario, no? Quindi figuriamoci in una situazione di maggior difficoltà. Quindi ringrazio tutti gli interlocutori, credo che possiamo tutti quanti sottoscrivere. È una firma elettronica di fatto? O dobbiamo scrivere tutte le pagine? Non lo sai. Solo la firma che digitale? Ok. Noi possiamo anche girarci, visto che siamo qua. Ma voi avete un chiave? Voi avete? La firma elettronica, digitale. Presidente, questa è la punta lì,
Fate tutti firma, finta di firmare così facciamo una foto. Senza sigaro. Manca solo Stefano. Questo tieni giù. Non si deve. Quando tasca per rilassarci è stato complesso. Così che non compie la legge in corso d'anno. Ma tutto c'è capitato. Solo lo avete fatto. A posto, a posto, posto, teniamolo. Poi lo scogliamo le altre. Perfetto. Bene, grazie a tutti quanti. Sentiamo se ci sono domande. Sono delle domande. Allora, per farvi dire, quali sono le principali richieste del mondo delle cooperative marchigiane al governo per la ripartenza definitiva e quali le principali... Vuoi fare votare la... Allora, innanzitutto c'è una grande preoccupazione nostra perché non c'è una visione complessiva di un piano di, industriale del paese e quindi tante piccole realtà, medie realtà del tessuto economico marchigiano e la cooperazione sono in difficoltà sulla liquidità, sono in difficoltà sulla visione e poi c'è un altro grande problema, c'è una grande sovraresponsabilizzazione delle imprese rispetto alle problematiche. Cito l'articolo 42 del Cura Italia, ci sono tante altre cose che ancora non sono definite, c'è tanta tanta confusione. Su tutto questo c'è un problema vero che la quotidianità è difficile portarlo avanti perché ancora, per quanto siamo in una fase evoluta, c'è tanta paura. Quindi è anche un rapporto con il mercato molto difficoltoso. Curti Carlino, a parte le dichiarazioni di condivisa soddisfazione, nel concreto cosa cambia? Quante persone interessa questo protocollo? Così via. Ma quante persone interessa? Semplicemente, al di là insomma della valenza di questo protocollo, che è chiaro, è chiaro a tutti quanti, nel numero degli operatori utenti, con precisione non lo so dare, 12 però 12.000 operatori. Io stavo il numero degli operatori che erano la misura di 12.000. Dopodiché siamo sui 25-30.000 forse quelli che sono i fruitori di questi servizi, ma quello che è più importante, ritornando anche sulle parole del Presidente, che vorrei sottolineare, è che questo strumento, al di là della valenza sociale, ci dà anche l'occasione di trovare un nuovo modo di dialogare, perché il paradigma è sicuramente cambiato, dobbiamo ricostruire tutto e lo dobbiamo ricostruire con la politica, con tutti i corpi intermedi, gli enti locali e tutte quelle associazioni che comunque a più titolo hanno da dare un contributo per rappresentare una diversa verità di quelle che sono le difficoltà, abbandonando ogni residuo di individualismo. L'idea del cartino, Presidente Ceriscioli, può spiegarci il contenuto dell'accordo relativo ai servizi educativi e se ci sono novità ulteriori riguardo al sostegno economico per i lavoratori i domiciliari in questo caso? Educativi sono la scolastica, educativo scolastico, sì. Quindi tutto ovviamente, scolastica domiciliare, tranne l'infanzia, scolastica domiciliare e nidi sono i servizi di assistenza, no? È di carattere educativo, quindi una bella fetta della parte complessiva dei servizi, tranne l'infanzia, giusto? Come linee guida, peraltro sono uscite. Ah, sono uscite oggi? Ieri. Oggi stanno facendo... e per quanto riguarda lo 03, ieri sono state concordate le linee guida, no, credo che questa sia una notizia importante perché era molto attesa, quindi oggi siamo in grado di decretare, così si sblocca anche lo 03. Ma questo è come messaggio a latere, insomma. Ok, il Presidente non è inquadrato. Allora, Andrea Piano a TV, riguardo alle tante richieste che ci arrivano da parte di parenti, di ospiti, di RSA, questa è un'altra cosa ancora. Sono arrivate sì. Misure di protocollo per una riapertura? Sì, probabilmente lunedì, perché ho visto ieri alla conferenza delle regioni c'è un nuovo protocollo che riguarda un po' tutto il sistema, cioè con l'abbassamento dei dati epidemiologici si allarga un po' la maglia delle possibilità e questo riguarda, ho visto, anche le visite dei parenti nelle strutture. È chiaro che se rimango dei punti di alta sensibilità sono gli ospedali e le strutture per anziani, cioè
ricordiamoci che quei due sono i luoghi che rimarranno con la massima attenzione, però giustamente si guarda anche qui a un altro passo che va verso la direzione dell'attenzione, e io credo che lunedì saremo in grado di fare un decreto che vada ad accogliere queste novità. Perché? Perché dalla conferenza delle regioni è stato inviato al governo, il governo probabilmente farà un provvedimento e noi a seguito del provvedimento del governo emaneremo come al solito il nostro decreto, come sul detto attuatore. Ok. Se non ci sono altre domande, io sono... Sindacato, non voglio chiedere niente? Sindacato? C'è qualche domanda per il sindacato da parte dei giornalisti, dei colleghi? Aspettiamo 20 secondi. No, non ci sono domande. A posto. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata. Grazie.